Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Meet S.p.A. Oggi una puntata diciamo di festeggiamento perché il mio canale ha raggiunto finalmente la quota di 200 iscritti e come sapete tutti 200 iscritti dopo il raggiungimento del traguardo di 100 iscritti è molto molto importante e quindi direi che festeggiare con questo video è d'obbligo. Bene, allora tornando a noi, diciamo come si possono raggiungere i 200 iscritti e soprattutto come si trovano le idee per stare su YouTube, come si sta su YouTube. Allora, principalmente io credo che almeno inizialmente, quando ancora diciamo si è molto piccoli, si vuole cominciare. Non è svantaggioso o brutto da fare se si prende in considerazione, diciamo, di prendere spunto da youtuber più famosi che in qualche modo ci hanno ispirato nell'aprire il nostro canale. Per esempio Caobastone, Faligei, Zeb, Babbo Natale, Michael Righini. Sono una bestia. E Rocco Siffredi. Comunque, malgrado questi spunti, dobbiamo ricordarci che sotto tutte queste, diciamo, queste idee ci siamo noi. Perciò l'importante è dare sempre un'impressione, imprimere, diciamo, nei video che facciamo, la nostra essenza a noi stessi. In maniera tale da non offrire uno spettacolo, diciamo, troppo copiato da altri. E quindi poco originale. Bisogna sempre cercare di rinnovarsi e questa cosa posso capire che è molto difficile. Io diciamo molte idee che trovo le trovo guardando la televisione. Devo dire che guardando la televisione le idee che si riescono a carpire sono veramente veramente tante, molto interessanti. Idee sulla politica, attualità, videogames, giochi, cartoni, tutto ciò che la televisione è. Oppure anche facendo zapping fra i canali YouTube, guardando un po' quello là che le persone fanno, le varie scaramucce fra YouTubers, cose varie. Possono offrirci anche loro, purtroppo. Dico purtroppo perché purtroppo i litigi su YouTube avvengono. Possono offrirci anche loro, nel loro piccolo, dei piccoli spunti. Bene, un'altra cosa molto importante che voglio dire è che ringrazio tutti i miei iscritti, tutti coloro che mi hanno seguito sin da quando, diciamo, ero molto piccolo, che avevo 30-40 iscritti. Vi ringrazio tutti, spero che continuate a seguirmi, naturalmente io continuerò a fare video, sarò sempre contento di fare video. Quindi va bene ragazzi, vi ringrazio tutti e insomma ci vediamo fra pochissimo penso con un'altra parodia. Ci sto lavorando ultimamente, non ho molto tempo perché diciamo sono sempre a destra e a sinistra, ho sempre impegni e quindi mi sto incazzando a bestia insomma. Ok, quindi vi saluto e arrivederci da Mida SPA.